cristalline e cristalline, nel video di oggi, come leggete dal titolo, andremo ad aprire questo pacco che ho preso dal sito Le Bimbi per il Black Friday. Ovviamente è tipo preso qualsiasi cosa. Ci ha messo un po' di più del solito ad arrivare perché sono stati riempiti di ordini e ne sono felicissima per loro. Ora andiamo ad aprirlo insieme. Qua c'è il loro bigliettino da visita. I loro contatti e la caramellina in omaggio. Ora cambio visuale e vi faccio vedere tutto quello che ho preso, perché come vedete è un bel pacco abbastanza grande. Allora, la prima cosa è questa di qua. Ho preso parecchie cose della Green Stuff ultimamente, mi sta piacendo parecchio. Ed erano questi tipo piccoli arboscelli, una cosa del genere. E li ho presi in questa tonalità tipo arancione, che dovrebbe essere per l'autunno, dato che a me i colori dell'autunno piacciono tantissimo, ho deciso questo colore di qua. Poi vediamo. Ok, un paio di cose. Ho ripreso la cosplay, mi ci sono trovata veramente bene, quindi l'ho ripresa sempre nella stessa tonalità perché lo trovo un bel colore rosa. Quindi stavolta ne ho presi due panetti. Ok, allora, come già si vede, ho preso anche qui un po' di rifornimenti. Ho preso questo per l'ex, dovrebbe essere tipo lilla lavanda. Non so perché sono fissata con questo colore ultimamente. Poi ho ripreso l'oro perché è uno dei miei preferiti e lo sto finendo, quindi ho deciso di riprenderlo. Questa di qua è la prima volta che li provo. Sono, credo siano delle ricariche, non so. Un colore ad alcol, dato che io non ho il verde, ho deciso di prendere questo verde di qua, che la fotocamera è un po' più sparaflescioso, diciamo che è più questo verde di qua, un po' meno meno, e voglio provarlo. Poi ho preso i pigmenti Vallejo, ho preso quest'oro Old Gold e questi due, che probabilmente mi sono sbagliata perché in realtà ne dovevo prendere uno e uno, ma ne ho presi due. Vabbè, poco male, mi piacciono. Anche questo è uno dei miei preferiti, quindi meglio così. Io ho approfittato del 30% di sconto su tutto, quindi meglio, meglio. Poi andando avanti, altra scatolina. Eccoli, ho preso altri colori tra quelli della Vallejo, un bianco, poi questo sembra tipo un rosa. Ho visto un video su YouTube di Angenia e consigliava questo colore, insomma, quando l'ho visto swatchato me ne sono innamorata, l'ho preso. Poi rosa, sempre se rosa, un turchese, ma bell'azzurro, poi questo di qua che è un rosso, il nero e questo dovrebbe essere un bianco. L'ho preso perché non riuscivo a capire la differenza tra bianco o bianco artico. Tabù. Proviamo, intanto il bianco è uno dei colori che uso di più, quindi va bene pure. E ora spostiamo un po' di cosine, perché c'è tipo un'altra mega scatola, eccola qua, da aprire. Io inizierei da questo mega. Ho preso un po' di cose varie, tra cui le calamite che mi servivano. Ecco, sono appiccicata tutto. Ho preso queste piccole calamite. E poi
Io sinceramente non so come si chiamino queste cose, filigrane, una cosa del genere. E ne ho prese di vari tipi perché le devo mettere nelle creazioni, quindi poi le andrò a modificare e applicare alle mie creazioni. Ho preso questa di qua, poi questa prima testa, ve le faccio vedere. Questi gancini così. Questi bronzo sono uguali, questo argento e bronzo. Dei piccoli ingranaggi, minuscoli, altre filigrane, questa così. Queste sono adorabili. Poi queste più grandi. Anche queste sono bellissime. Questi gancini che hanno tipo, come si, tipo il chiodino per infilarle direttamente nelle creazioni. Andando avanti, sempre della Green Stuff, ho preso l'erbetta, questa volta questa gialla. Ancora di questo colore non l'avevo, quindi ho preso questa gialla. Poi ho preso quella rossa. Di quella rossa ho preso lo scatolino piccolo perché diciamo che è più particolare da usare, non ne userò tantissima, quindi ho preso questo di qua. Sempre rossa ho preso questa, oddio, non saprei come chiamarla, tipo più granulosa, mi serve per fare gli alberelli, i cespuglietti. Poi ho preso questa vernice protettiva che userò io sulla doratura fatta in foglia oro. La mia è un po' datata, quindi ho deciso di prenderla. Questo di qua dovrebbe essere un pigmento, da quello che ho capito, che se spagnato con il dito fa proprio l'effetto ferro, comunque metallo, più che ferro. Poi ho preso sempre della Green Stuff questi di qua, che sono i Color Shift Metal. Io non li avevo mai provati, ero molto molto incuriosita da questo che è dall'azzurro al rosa, cioè questo adoravo. Poi ho visto sbocciato anche questo che fa dal verde al viola e anche questo di qua non mi dispiace. Quindi niente, quello che volevo sembra tipo un azzurrino, è tipo terminato nell'immediato, non appena è stato messo. Però inizierò col provare questi e poi in caso valuterò se prendere anche quello. E per ultimo, come sapete, sono fissata con queste texture della Green Stuff. Ho preso questo di qua che simula questo effetto di qua, tipo delle lastre di metallo unite. E per un progettino che ho in mente mi serviva proprio questo effetto di qua, quindi ho deciso di prenderlo. Volevo prendere anche l'effetto legno, ma anche quello, ragazzi, è terminato immediatamente. Quindi ben presto ci sarà un altro ordine. E niente, ragazzi, io sono super super felice del mio bottino. Credo di aver risparmiato intorno a più di 50-60 euro. Sono veramente felicissima di quello che ho preso, anche perché alcune cose le volevo provare da tanto, quindi sono contenta di questo Black Friday. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!